Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube, sulla mia pagina di Facebook. Oggi facciamo un video che riguarda quelle che sono le asimmetrie in alcuni esercizi in palestra, come per esempio nelle trazioni, perché recentemente nel mio gruppo il discorso delle asimmetrie si è fatto un po' più presente, nel senso che molti ragazzi hanno iniziato a capire cavolo, sento che lavora più una parte rispetto all'altra, ma effettivamente c'è una simmetria oppure no? Ok, quindi in questo video vi voglio parlare di quelle che secondo me sono visivamente, quindi impatto visivo quando voi vi filmate, quali sono appunto le principali asimmetrie che si vedono nelle trazioni. Le trazioni sono un esercizio utilizzatissimo, ma non solo nel calisthenic, anche in tantissimi altri contesti dove c'è una preparazione fisica che prevede magari un movimento di tirata su questo tipo di piano. Quindi mi viene a pensare che per esempio il nuoto potrebbe utilizzarlo, per esempio anche i saltatori con l'asta potrebbero utilizzarli, sicuramente chi fa canottaggio potrebbe anche utilizzarlo, sicuramente chi fa calisthenic, poi chi lavora un po' di più nel contesto del bodybuilding. Quindi le trazioni sono veramente un esercizio che ha una possibilità di essere applicato veramente vastissima. Nonostante questo, moltissimi ne eseguono male e non se ne accorgono. Quindi la cosa principale che voi dovete fare non è filmarvi di lato quando fate una trazione, ma è filmarvi da dietro, ok? E non pensare a farle bene, fatele semplicemente come le avete sempre fatte, senza nessun tipo di accorgimento preso a priori, ok? Ho preso per buono da una persona che vi dice le cose su internet così in mezzo secondo senza vedervi dal vivo, ok? Una volta che vi filmate da dietro, io ho notato che ci sono tre asimmetrie principali. La prima riguarda il movimento della scapola, ossia molto spesso una scapola si deprime e l'altra rimane ferma, ed è questa generalmente la più frequente. Di solito si tratta di una cattiva coordinazione tra la parte destra e la parte sinistra, quindi in quel caso è necessario valutare da una parte se i depressori della scapola funzionano bene, perché in quella dove la scapola si deprime sicuramente funzionano. La seconda che ho visto io è che quando si arriva nella parte alta si tende a essere più flossati da una parte rispetto all'altra. In questo caso è necessario capire nel movimento della trazione innanzitutto come quest'ultima viene fatta, cioè se per esempio è una trazione al petto e quindi per esempio c'è un buon livello di estensione scapolo omerale, è ovvio che se una spalla è più limitata tendenzialmente ci si sposterà verso la spalla che può andare. Ma non è solo questo, può essere anche un problema legato alla forza del dorsale, può essere un problema legato alla forza del bicipite, può essere legato a una spalla che si antepone di più, ci sono diversi fattori. Quindi sappiate che questo, che è il secondo, ossia che noi arriviamo su e siamo spostati più da una parte, è una delle tante altre asimmetrie che si possono vedere. La terza asimmetria invece riguarda i gomiti, cioè quello che ho notato io è che molto spesso quando si arriva su non sempre i gomiti sono asimmetrici, ma molto spesso uno tende a essere più aperto, ok? Quindi anche in questo caso è necessario capire perché a fronte di una salita simmetrica, cioè io sono arrivato su così, ho un gomito più aperto dell'altro. Cioè si sono creati veramente tanti adattamenti, tanti compensi che pur riuscendo a mantenere una traiettoria che è simmetrica rispetto al piano sagittale, noi abbiamo comunque un gomito che è più aperto dell'altro. Quindi provate a filmarvi da dietro e scrivetemi qua nei commenti a quale tipo di asimmetria voi appartenete, perché sono curioso di vedere che sicuramente avremo uno spettro di cose molto molto differenti da persona a individuo, da individuo a individuo, e se poi avete qualcosa che non rientra in queste categorie, ben felice di aggiungerla. Ciao ragazzi!